Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Noi vogliamo uscire dalla Comunità Europea perché ci sta dicendo che voi dovete chiudere, piano piano dovete chiudere. Lui è Michele. In questi giorni si divide tra i cortei degli agricoltori e l'azienda che prima suo nonno e poi suo padre hanno fatto crescere. 100 mucche da latte, una ventina pronte a partorire e altrettanti vitelli appena nati. Già da come nascono gli animali, che dalla nascita già da lì inizia il costo, perché tu lo devi allevare, lo devi far crescere, gli devi dare il latte, le materie prime, il foraggio. Questo cos'è? Orzo. Prodotto nelle nostre terre italiane, non quello che viene importato dall'Ucraina, dall'altre. Questo per garantire qualità del latte. La qualità del latte. Vedi, questo è il latte, vedi? Questo qua. Questo l'abbiamo piantato noi nelle nostre terre, questo qua. Ma adesso i conti non tornano perché produrre il latte di qualità costa sempre di più e basta una pioggia che arriva in ritardo per mandare all'aria il raccolto che serve ad alimentare le mucche su quegli stessi terreni che l'Europa, dicono, vorrebbe bloccare per 20 anni per ridurre l'inquinamento. Ci dice di non coltivarli più per le produzioni del foraggio, del grano, della mais, tutto il resto. In tutto questo spazio voi tutto producete tutto il necessario per far vivere le mucche? Sì. Siamo arrivati a pagare il mais a 30 euro, la soia a 60 euro a quintale. Invece nei periodi, diciamo, standard? La soia stava a 20, 10, 15, cioè è raddoppiato, non del doppio, del triplo. Il gasolio da 70-80 centesimi, prima del Covid, ora stiamo a 1,20, 1,30. Quella agricola, che ce lo vogliono anche togliere. Quanto riuscite oggi, con tutto l'aumento dei prezzi che c'è stato, poi a ricavare dal latte prodotto? Noi andiamo proprio nelle spese. E se i costi salgono, così non è per il ricavato delle vendite. Ce lo dicono gli altri, il prezzo del nostro lavoro. Noi non siamo padroni più di dire il mio lavoro vale così, il prezzo del mio latte perché vale questo. Perché il prezzo non lo fate voi? Non lo facciamo noi, noi non facciamo niente. Noi fate i mutui di banca da tutte le parti per poter riportare avanti questa azienda, ma arriva un momento che tu non ce la fai più, devi fermare. Non la vede una quarta generazione a portare avanti? No, non so di no. Secondo me così... Secondo me così è impossibile. Non finiamo nemmeno noi di andare avanti. Allora, una domanda per tutti e tre gli ospiti. Vi chiedo...